Bray Velodrome. A huge crowd cheer them in. Goosebumps for these riders who have never ridden into this Roubaix Velodrome in this monument before. Here we go now. This is the sprint. Colbrelli, here goes Vermeersch. He goes high. Vermeersch has stolen a march, and that is a great tactic. He leads out. Colbrelli is there. Van der Poel fights as Vermeersch leads into the banking. Is Florian Vermeersch going to take the victory on the line? It's Sonny Colbrelli, the first Italian victor since 1999. La Parigi-Roubaix, una corsa unica, leggendaria. 55 km di pavé, 257 km totali. Una delle cinque monumenti, ma non una semplice corsa di ciclismo. Non una semplice monumento, non una semplice classica. Affronti gli ostacoli della vita, ti vedi passare davanti le cose belle, brutte, le cose da affrontare durante la vita. Ti vedi davanti l'inferno, The Hell of the North, The Queen of the Classic, una corsa che non si corre soltanto di Pasqua, mentre tutti festeggiano, te sei lì, pronto a lottare contro la memma, il fango, la polvere, qualsiasi cosa ci sia, se l'atmosfera è fredda, se c'è fango, se c'è pioggia o se c'è sole e polvere, qualsiasi sia l'atmosfera, le pietre incombono sulle tue gambe, sulle tue braccia che tremano, perché è semplicemente questo la principe. È una corsa unica, non normale, è The Queen of the Classic, ma non è soltanto la regina delle classiche, è una corsa che non ha paragoni, è una corsa che non si può pensare di prendere in considerazione come tutte le altre, è una corsa che soltanto i veri eroi possono affrontare, è una corsa che per capirla bisogna soltanto guardarla dal primo all'ultimo chilometro, perché tutto vale alla Parigi-Roubaix, tutto può valere in quel giorno, è il giorno in cui i pianeti si allineano, è il giorno in cui le stelle diventano nere, il cielo diventa blu, tutto diventa diverso, gli opposti si attraggono, è il giorno in cui tutto vale, perché alla Parigi-Roubaix tutto può valere, niente ha senso, tutto è normale, tutto non è normale, tutto può succedere, questa è la Parigi-Roubaix. Ciao a tutti ragazzi, dopo questa grande intro andiamo ad analizzare questa epica corsa, veramente leggendaria. Come abbiamo già detto, non è un semplice monumento, è la corsa che si contraddistingue per essere veramente come la Champions League del calcio, dove tutto veramente diventa incredibile, veramente una corsa epica e leggendaria, soprattutto se piove. Questa Roubaix che vedremo domani non dovrebbe piovere, speriamo che però... Speriamo per noi, perché i corridori non vorrebbero, però speriamo per lo spettacolo che siano comunque bagnati i settori per dare ancora più spettacolo, perché la Parigi-Roubaix con la pioggia diventa infernale, l'abbiamo visto 2 anni fa col mitico Sonny Colbrelli, con una gran vittoria epica, leggendaria, che tutti ricorderanno, grande cobra. Ma adesso andiamo ad analizzare la corsa di domani, andiamo ad analizzare prima dove saranno i punti cruciali di questa Roubaix, che poi sono i soliti punti cruciali di tutte le altre Roubaix, perché i settori sono più o meno sempre quelli, i chilometri sempre quelli. Si parte da Compigny in Francia per poi arrivare a Roubaix nel velodromo classico in Belgio. Compigny, fino ai primi 100 km saranno tutti di pianura, ma in quei 100 km lì, dalla partenza, quindi a Compigny in Francia, fino a 50 km dal primo settore, quindi i primi 50 km, bisognerà stare davanti e attenti, perché la Roubaix da subito, appena si parte, c'è subito gran lotta per andare in fuga e c'è il rischio di formarsi ventagli, come era successo l'anno scorso con il gruppo che si era aspettato. Quindi prima ora di corsa, che avrebbe fatto 50 km/h di media, veramente da stare attaccati noi alla televisione e loro stare attaccati alle ruote del gruppo davanti, i corridori, perché la prima ora è veramente già molto ansiosa,
e stressante per i corridori che correranno, e per noi sarà già divertente al primo ora del momento. L'unico pezzo dove, se nei primi 50 km tutti sono stati attenti, le fughe andate via, ci si può rilassare tra il 50esimo chilometro all'80esimo, quei 30 km lì dove magari rallentano, fanno andare via la fuga. Poi dall'80esimo c'è già la lotta per prendere davanti il primo settore, la Trois-Gevelles a Issy, un settore che prevede 2,2 km di pietre, tre stelline in difficoltà, un settore normalissimo, non è difficile, però è sempre il primo. Primo e tutti lo vorranno prendere davanti, c'è lotta per posizione, c'è rischio di cadute, forature, forte che poi vanno a diminuire le tue possibilità di vittoria andando avanti, perché le risenti con le forze. Ma il primo settore che tutti vorranno fare, fortissimo, è il primo settore che se sei dietro e perdi posizioni, con forature, cadute, buchi, poi ne puoi risentire. Per questo già il primo settore sarà importantissimo per la corsa. Poi c'è un altro settore, da qui vi a San Pitone, 3,7 km, 4 stelle, il primo vero grande settore. 4 stelle di difficoltà, uno dei più lunghi, uno dei due più lunghi, da qui a San Pitone, 3,7 km di pietre. Qui si può formare già una prima selezione, si può già capire chi può lottare e chi no. Si può già fare un primo scremamento del gruppo, staccare quelli che non c'entrano con questa corsa, quelli che non potranno giocarsela per niente. Sarà il primo settore veramente importante. Poi la Velouy a Wallace, 2,5 km, 4 stelle anche questo primo dell'Arem. Dato che primo dell'Arem, che non dovrebbe succedere niente, ma chi vuole creare una corsa leggendaria, già qui può provare a anticipare l'Arem, per chi non si sente sicuro, quelli per la foresta. E allora andiamo alla foresta di Arem, 2,3 km, 5 stelle, la classica, forse la più dura, tutta dritta, non si vede più il fondo del settore. Le pietre saltano sulle gambe, le mani trema tutto, non sai più dove sei, vedi la foresta, sei in mezzo alla foresta, vorresti uscire dal settore prima possibile. Se fuori qui non c'è più possibilità per te, forse, di vincere questo Roubaix, a parte se non hai una condizione superiore a tutti gli altri, perché qui se fuori gli ammiragli arrivano dopo tutte le altre e perdi uno, due minuti subito. E qui c'è un gran rischio anche di cadute, quindi qui bisognerà prendere davanti, bisognerà subito andare a sprintare per uscire da questo settore, e qui si potrà già fare una prima vero gruppo di gente, di corridori, che potrà giocarsi la vittoria. E a Brasiliano sappiamo, qui non si vince la corsa ma la si perde. Poi il settore che sarà decisivo per il gruppo, secondo me, che qui si formerà veramente il gruppo che arriverà fino agli ultimi settori, non sempre bello, 3 km 5 stelle va messo male. Vabbè, che se ci dovesse essere ancora del fango, molto fango, come vedete in questa immagine. Mont-Saint-Pével, un settore dove si può fare la differenza, si può scremare ancora di più gruppo e formarsi un gruppetto di 5, 6 o 10 unità. Quello che arriverà fino agli ultimi settori. Ed è qui che uno come Pippo Ganna o Matthew Van Der Poel, che vogliono anticipare magari, possono provare. Mentre che arriverà agli ultimi due settori classici, Mont-Saint-Pével, 1,8 km, 4 stelle. Qui quello prima del Carrefour, qui è dove il ritmo sarà aumentato, qui però la corsa sarà quasi già decisa, si dovrà solo decidere tra quelli davanti, qui ci saranno uno da solo, due o tre o quattro, la corsa era già selezionata in grupponi, ci sarà già soffrendo, si dovrà solo decidere chi tra quelli davanti può lottare per la vittoria, se in volata o se da solo. Poi il Carrefour de l'Arc, l'ultimo settore vero e proprio, 2,1 km, 5 stelle di difficoltà, a schiena d'asta. Un settore con tante curve, qui Matthew Van Der Poel può provare sempre nel gruppo davanti a fare la differenza, ma quando si arriva qui dentro ormai si è stremati, si è veramente esausti e bisognerà provare a fare la differenza rispetto agli altri. Qui chi è meno esausto può provare veramente ad andarsene in solitaria, e qui si deciderà se si arriverà da soli per un gruppetto a giocarsi la volata. E poi dentro il velodromo, un giro e mezzo di velodromo o volata, o che sei da solo. Nel caso se da solo, chiaramente ti puoi godere il velodromo che sembrerà infinito col giro in mezzo, ma se sei in volata dovrai essere pronto a prendere la posizione giusta, che può essere o la seconda o la terza in base al gruppo che sei. Ma Roubaix di solito si arriva sempre in meno di 10 e negli ultimi anni si è visto anche in meno di 5, e quindi è lì dove tutto si chiuderà, nel velodromo. Andiamo adesso ad analizzare i favoriti in questa corsa di domenica con le varie stelline a cui ho dato. Allora, con due stelle, i possibili outsider di questa corsa che io ritengo sono Davide Ballerini,
nella Quick Step. Quest'anno la Quick Step non ha raccolto tanto, quasi niente. E allora Ballerin, che dovrà anche lui le sue carte libere insieme ad Asgreen e Lampert. E quindi anche lui può essere un outsider, uno con due stelle di come favoriti, e può dare la sua, e noi ci speriamo come italiani. Arnaud Delì, che è tornato appena di infortunio, 19 anni, non ho mai corso, quindi perché anche l'esperienza, ma quello non c'entra, col Bradley Vermeer non avevo mai corso a Parigi-Roubaix, e nemmeno Matthew Van Der Poel nel 2021, e sono arrivati loro tre altre guardie. Quindi comunque due stelle vanno ad Arnaud Delì, che se dovesse arrivare davanti in volata poi può dare il suo contributo, anche se Roubaix tutto vale e non c'entra essere veloce, no, può vincere chiunque dentro quel velodromo. Peter Sagan, che comunque nonostante ormai da due anni che non va più, è sempre Peter Sagan, è sempre vincitore di Roubaix, è sempre vincitore di veramente tanti mondiali, un vincitore estremo, e quindi alla Roubaix vale tutto e quindi vale anche Peter. Florian Vermeers, corridore che è arrivato con Sonny e Matthew nel 2021 al traguardo, secondo stremato, ma è una corsa che soprattutto se ci deve essere sul fango, lui entra in gioco, può dire veramente la sua. Gianni Moscon, stesso discorso per Vermeers, negli ultimi due anni dopo quella Roubaix non si è più visto, però quando c'è la Roubaix e quando c'è fango lui c'è sempre, e salta fuori dall'altana per attaccare e credere, molto fortunato nel 2021, come vedete in questa immagine, fortuna è caduta, l'avrebbe vinta lui. Poi tutti abbiamo onorato il grandissimo Sonny Colbrelli, quindi va bene così, ma adesso quest'anno speriamo anche in lui. A tre stelle Casper Asgreen, vincitore del Fiandre, l'unico che quest'anno ha provato a fare qualcosa anche al Fiandre con la Quick Step, può dire la sua, può provare a fare la sua corsa insieme al suo compagno Yves Lampaert, che l'anno scorso davanti, fortunato per aver colpito la mano di un tifoso che applaudiva, è caduto in un settore anche una caduta piuttosto violenta. Quest'anno lui alla Roubaix fa sempre bene, quest'anno vuole ripetere. Matteo Trentin, altro italiano nella nostra lista, quest'anno ce ne sono 3-4 italiani che possono far bene. Matteo Trentin sicuramente è un corridore da classico, un corridore che ha fatto bene al Fiandra con Poggi di Pogacar, e a questa Roubaix può veramente dire suo, il capitano, e soprattutto se ci dovesse essere brutte condizioni dei settori, Matteo Trentin è pronto a far bene. Matteo Moritz, il vincitore della Sanremo, bisogna vedere come ha recuperato dalla caduta del Fiandre, ma Moritz ha dimostrato di essere diventato un corridore da classiche, Sanremo, Fiandre, Roubaix, e può dire la sua, provando a partire e andando con quel rapportone che usa sempre. Stefan Kuhn, corridore che l'anno scorso è stato terzo alla Roubaix, è diventato anche lui un corridore da classiche, in trasformazione anche che sta facendo Pippo Ganne, e allora Stefan Kuhn, che l'anno scorso era terzo, quest'anno punta a migliorarsi, il suo obiettivo è chiaramente di poter arrivare da solo come ha fatto un po' Dylan Van Baarle l'anno scorso. Mats Pedersen, un corridore che può permettersi di arrivare anche in volata veloce, ma ripetiamo, la Roubaix non c'entra questo, l'importante è avere ancora le gambe. Viene Mats Pedersen, un corridore che ha piano di mostrare la gambe e rivela condizione, è un corridore anche lui per pietre, Roubaix è inferno. E poi andiamo a noi, andiamo a Pippo Ganna. Filippo quest'anno ha fatto secondo alla Milano Sanremo, ha dato un grande contributo anche nelle classiche in preparazione a Fiandre, non ha fatto il Fiandre per essere pronto all'obiettivo stagionale dopo la Sanremo, a Parigi-Roubaix Pippo vuole provare a vincerla, ci crede e ha tutte le caratteristiche. L'anno scorso ha lavorato per Dylan Van Baarle, che poi ha vinto, ma ha tutte le caratteristiche per replicare quello che ha fatto da juniore, la vittoria alla Roubaix da juniore, vuole replicarla qui da professionista, alla sua seconda Roubaix da professionista, vuole provare a crederci, per lui è meglio che non ci sia la pioggia, perché Pippo è pronto ad affrontare i problemi con cattiveria e forza, e anche lui vorrà provare ad arrivare da solo, ma in caso dovesse arrivare anche un po' di più tra in volata, abbiamo visto la Sanremo battere Van Aert di due biciclette in volata perché aveva più gambe, e soprattutto la Roubaix serve avere gambe, non c'entra più di velocità. Wout Van Aert, il belga, vince sempre tante corse, è classico, un fenomeno, vince in salita, pianura, crono, tutte le parti, tutte le classiche, tutte le tappe del tour, ma poi arriva le monumenti e non riesce mai a vincere quelle più importanti, le monumenti, le cinque monumenti, quelle che danno il prestigio. Alla Sanremo non è riuscito ad andare oltre il terzo posto, mentre al Fiandre non è riuscito a seguire nemmeno il podio, finito dopo Pogacar, Van der Poel, Mats Pedersen terzo, ma qui Wood vuole replicare, anche quest'anno vuole riprovare. Il suo incubo è la Fresh di Anime, negli ultimi 2-3 anni è sempre operato, caduto e ha inceppato in una caduta. Quindi quest'anno vorrà provare a cambiare sorte. Il favorito numero uno di tutti, insieme a Wout Van Aert con 5 stelle,
è Matthew Van Der Poel, vincitore della Sanremo, secondo al Fiandre, schienatosi solo al grandissimo Tadej Pogacar. Van Der Poel le conosce le pietre, se dovesse essere bagnate sarà pronto a scatenare la sua ira, la sua voglia di attaccare, come aveva fatto nel 2021. E se i settori saranno ancora bagnati domenica, ne vedremo delle belle da Matthew. Ma anche se non saranno bagnati, farà sicuramente corsa dura e infiammerà la corsa. Già dalla foresta di Ari. E quindi questa è la Roubaix che ci dovremo aspettare domani. Adesso vi auguro una bellissima buona Roubaix. Ci vediamo nel post inferno col video del best of di chi avrà vinto. Buona Roubaix a tutti.